rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Sono qui oggi per parlarvi della medusa immortale. La maggior parte delle specie di meduse ha una durata di vita relativamente fissa, che a seconda della specie varia da alcune ore a molti mesi. La Turritoptis nutricula, comunemente nota come medusa immortale, è un idrozoo della famiglia Oceanidae, in grado di tornare allo stato di polipo dopo aver raggiunto la fase di medusa adulta. È l'unico animale conosciuto in grado di tornare completamente ad una fase coloniale sessualmente immatura dopo aver raggiunto la maturità sessuale come individuo solitario, e di fatto questa sua capacità di ritornare indietro la rende immortale. La medusa immortale potrebbe ispirare programmi di ringiovanimento per la razza umana. Una ricerca scientifica su questa medusa rivela che è stato scoperto all'interno dei suoi geni un elisir di lunga vita. Grazie alla scoperta del suo gene, che ha un ruolo fondamentale nell'invecchiamento cellulare, sarà possibile in futuro non solo vivere di più, ma avere l'immortalità. L'Università di Kiel in Germania ha scoperto che il gene che determina la longevità di questa specie, che è in grado dallo stato adulto di ritornare allo stato embrionale, avendo così la vita eterna, è lo stesso gene che si trova negli esseri umani. E questo potrebbe determinare la chiave dell'eterna giovinezza. La chiave della vita eterna è nascosta da qualche parte nel nostro DNA. La medusa immortale è un'idra, una specie di polipo, meglio conosciuto come medusa immortale. Diversamente dall'idra, le cellule staminali dell'essere umano perdono la capacità di proliferare e rigenerarsi, con conseguente invecchiamento del corpo. Il gene COXO del polipo potrebbe essere adoperato per generare cellule staminali autorigenerative all'infinito ed applicato all'essere umano per avere la vita eterna. Da recenti studi è stato scoperto che le persone che hanno vissuto più di 100 anni hanno anche un'intensa attività del gene di questo polipo. Le proprietà genetiche di questa medusa sono la chiave per la vita eterna, e noi tutti speriamo che la ricerca scientifica su questa medusa ci porterà a scoprire il tanto ambito elisir della lunga vita, tanto ricercato dagli alchimisti del passato. Grazie a questa scoperta, un giorno l'essere umano diventerà immortale.